che ce li mangiamo prima, ok, li stempero un attimo con l'acqua bollente perché sono secchi. Questi ce li mangiamo come stuzzichino. E poi c'è questa ricetta che adesso ho preso anche il lime. Lo usiamo poi nella ricetta, che non è difficile. In questa ricetta è lime o anche limone? No, limone e il lime l'ho aggiunto adesso io come idea, che Ah, lo vado a ok. grattare poi piano piano, lo gratto, dipende dal succo, lo metto dentro all'ultimo, perché un po' di limone va cotto, no? Invece adesso l'acqua. No, non è male come. Ecco, allora ci basta un attimo. E riprende. Questo è comodo per raccogliere. Grazie, mi siete spavento. Aspetta. No, questo è solo per i pomodorini secchi. Là. L'abusivo. Ok. Questa sarebbe adesso l'acqua che vado ad aggiungere, un po' di limone. Tanto era ferro quello, ferro pulito. Sì. E quest'acqua sarebbe per la pasta. Sì, le bavette. In questo caso abbiamo preso le bavette, no? Interessante. Poi questo, non va, questo va tutto raccolto, il Sì. succo, la polpa va raccolta e messa in un recipiente. Adesso finisco questo, la forbice dell'artista. Anzi, No, perché in dove? cucina si usa la forbice, è comodissima. Sì, l'ho visto tanto Adesso uso anche i sulla cerchi, TV. Sì. che invece perché il coltello sfibra, no? Sì. Così. Adesso gli mettiamo ancora un po' di olio, prezzemolo fresco. Questo perché ce lo mangiamo noi poi. Capperi qua, ho messo i capperi. Sapete cosa sono i capperi, no? Guatemala ce l'avete i capperi, sì? Anche? Sì, Sotto come aceto? Alcaparra si chiama in Ah. Guatemala. Alcaparra. Aggiungo un po' di acqua calda. Un po'. Copriamo. Io adesso tutto questo lo prendo, no? E cerco di recuperarlo tutto, perché questo qua, poi i semi vanno colti, no? Ok. Praticamente mi ha mangiato tutto del limone o del lime. Questo qua viene messo all'ultimo nella pasta, no? Tagliuzzato, fine Ho fine, capito, ti sì. dà il limone mentre noi mangiamo il salmone insieme. Rimane molto, molto fresco come al palato, eh. È un po' come mangiare le ostriche sotto sale, condite, sai, fresche dell'ostrica, no? Quando la mangi con il limone. La ricetta assomiglia, mi ricorda molto l'ostrica, sa di fresco, veramente. Assilo, e cos'è? L'ho inventato un mese fa, vuole sempre sta ricetta. Per un po'. È giornata adesso. Adesso questo giallo io lo gratto, mi semino ovviamente. Sì, si butta. No, non deve andare sotto i denti. Ma infatti io il limone per difetto li spremo sempre prima nei bicchieri, sempre. Ah, Così, ok. perché se tu sbagli ti cade un semino, Sì, becchi. sì, è No, orribile. conviene avere un recipiente, lo spremi tutto, prendi tutto che hai preso, Sì, pulisci. E questo è vero. Alla fine poi no. c'è anche il lime, che adesso noi andiamo da. Allora, prima. Scusate, andiamo un attimo. Poi un po' di acqua. Questo
Questa parte mi sembra molto interessante. Sì, perché prende. Sì, non sapevo che si poteva mettere L'acqua. il limone Su cosa? dentro l'acqua. Dentro l'acqua. Sì, io questa è una Sì, mia idea. questa è buonissima idea. Perché prende le ultime gocce di limone, no? Adesso sto dando un po' di gusto al limone. Camicia fresca. E poi? Certo, bisogna farlo prima quando è pieno, Ah, ok. ok. Si prende solo il giallo. Allora stasera come le prendiamo o no? Che cosa? Le prendiamo le botte stasera. Come? Dicevo alla partita, le prendiamo le botte. Le botte, cos'è? Le botte Io non lo so, quando picchi la persona si sente perdiamo, male. chiedi, madonna mia, Ah, quando... adesso io pensavo, scusate, vabbè. No, no. Prendere le botte vuol dire quando tu picchi una persona, no? Prendere le botte è quello che subisce, che Ah, ok, come quando nosotros decimos, le vamos a dar come si dice palo. in spagnolo? Picchiare. Sì. Picchiare, No, oppure noi diciamo, le menar, vamos a dar palo, 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 palo. stai dando al palo oggi, come si dice? Sì. Adesso tu mi hai detto che votare, no? Secondo voi chi Prendere vince, le poche parole? Chi botte. vince? Italia, Ah, Italia, come 5-0, pensa che bella battuta. Ah. Non ne frega niente, a parte che gli europei sono più. Il mondo calcio lo sai, come ho detto, non mi è mai Vedi? appassionato, però il mondiale ad esempio mi piace già di più, è Che affascinante. bello come Visto tutte le tu squadre del grati mondo che giocano, limoni. quello Sì, sono bisogna io, prendere. piccolo, sono poche squadre. Non ti fai male, Poche. no? No, è questa è grata un Preferisco po', rimanere. no? Ma perché adesso l'ho svuotato per quello, Il se no lo devi fare con il mondiale limone ha pieno, vinto l'Argentina. no? Fino a quando appare il giallo, il bianco. Coppa Ah, ok, sì. Questo dà tutto il Continental, aspetta, sapore. ma che Sì. europea, ma l'America, Coppa America. Dopo Poi, questo che ho 20, messo, 28 lo anni. metto nell'acqua. Ah, ok. Ok? Così la pasta acquista il gusto. Sì. Ah, questo è un bellissimo tip. Prima Coppa, Te dopo l'idea, unico, scusa, non l'avevo visto mai. Papà, hai i tuoi calcoli dentro. il tuo? Hai i tuoi calcoli dentro. No, che poca acqua, va bene così, perché No. lo metto dentro. Allora, poi prendiamo Messico è forte invece, un po' di aglio. Invece è forte la forza americana, in Lo America schiacciamo così. la squadra forte è Uruguay, Mettiamo qua. Argentina e Brasile. Anche Colombia, Ci comunque mettiamo un più po' di forte acqua. il mondo sono Brasile. Che va Spagna. Che lì facciamo la ricettina. Italia, Ok, Italia. sì. E Germania. Ok, che poi va messa la pasta tutta dentro. In Inghilterra no. No? Strano, li metto Ok. quello italiano. Ah, quattro campionato mondiale. Sì, va bene, Ronaldo, non chi? si... Inghilterra uno. Sei mondiale no, Quattro il mondiale, non l'Italia. quattro. Quattro c'è più. Siamo all'altezza del Quattro Brasile. c'è. No, perso di là. Guarda che si Metti rompe in tutto. frigo, metti un attimo in frigo. Nel Ok. freezer, che si rinfresca No, un po'. lasciamo in frigo. No, in freezer, Silvio, perché è Ah, caldo. Mettilo. porto il vino al frigo? No, io lo metto nel fresco qua. Ah, sì. Secondo me, se me lo dai, mi porti il vino. Prendi. Ah. No, perché... Lasciandolo dietro nel freddo, c'è qualcuna fredda, no? Facciamo scuola. Raffredda, è meglio. E No. viene fresco il vino, perché in realtà dovrebbe essere bevuto a temperatura fresca, Sì, non non fredda. freddo, perché la molecola a freddo, ho usato questo coperchio, ma non ho Sì, altri. sì, sì. È grande quella pentola. Sì. A freddo, se ne fa raffreddare troppo la molecola, si allarga troppo, si stringe Sì. e blocca i succhi, i sapori della Ah, molecola. Invece interessante. va bevuto, infatti se tu leggi sui vini c'è scritto temperatura 16, 15, Sì. 12, no, i bianchi vanno serviti più freschi, i bianchi, 11, 12 gradi di temperatura. Sì, no, non è troppo Non freddo. troppo di meno, non troppo di più. Saporata con la pasta, mi dà Ah, quel ok. tocco Sì, interessante. di classe, dice in italiano, tocco di classe. Sì, un piatto top. Interessante, hai visto che le ha messo limone dentro l'acqua? Poi, Questo fino a si. quando diventa bianco, questo dà quel gusto amarognolo alla bavetta, no? C'è il gusto anche del limone. A voi piace il limone, no? Sì.
E questo lo stiamo mandando al fresco, Ah, ok. quindi adesso scorre, Hai quindi visto? quando ci Sì. sediamo beviamo. Perché dice che deve rimanere No, lo metti tra nel frigo, 12. si può mettere, ma poi devi toglierlo mezz'ora prima, perché se il vino freddo non, Sì. ha Stringe. la molecola, se è troppo fredda, no? Si Sì. stringe e non lascia i sapori, è come un guscio d'uovo che diventa e non ti Sì. trasmette i sapori. Troppo caldo neanche, e quindi per il vino bianco va a 11-12 gradi, il Certo. rosso a 16 più o meno. La cantina, ecco, la cantina è l'ideale. La ricetta potevo già prepararla, ma ho aspettato voi per così Ah. avete questa ricetta da fare, no? Poi ognuno mette le dosi che vuole, no? Io adesso faccio tutto qua dentro, no? Quindi si stacca dal bianco. Quindi, Sì. questa è la polpa. Che quando spremi i limoni, tendenzialmente la gente prende solo il succo, no? A me che non lo mangi. Invece nella. Ecco, abbiamo preso tutto. Lì, sto pezzo che grossi così, poi vengono tagliuzzati. Io penso che questo, invece questo lo mettiamo qua. Adesso Ah, ok. lo metto d'acqua. Scusate. Sì, perché adesso No, fa un se po' forte. no questo asciuga. Perché l'aglio deve ammorbidirsi, no? Perché io Sì. normalmente uso anche l'aglio secco, in polvere. Ok, alziamo la fiamma, così di qua abbiamo preparato. Qui c'è un bel succo, bello, prendiamo l'extravergine, insieme a me. Questo è quello che mangeremo con il sapore. Facciamo come fanno gli artisti. Perfetto. Qua taluzziamo un po' la polpa, no? Perché si rompa piano piano nella bocca. Sì. Quella che state assistendo è la mia invenzione. Poi prendiamo un po' di aglio fresco. Perfetto. Io, questo è l'aglio che parlavo te, andiamo a tagliarlo fine 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 fine, che non, a pre, piace fresco l'aglio, Sì, tantissimo. Silvio non lo può mangiare cotto, ma fresco sì, no, Cotto non può. perché da bambino ne ha mangiate due fette grandi bruciate Ah, a sei un anno e mezzo. traumatizzato. Sentiamo l'odore di gas, dice, che è questo odore di gas? Mamma Sai che mia. l'aglio puzza di gas quando Sì. lo friggi, no? Si era mangiata proprio una buccia che era scura così. Io Ah, l'avevo usata madre per mia. fare una base, l'avevo buttato un bel. Poi sentivo fare. Ah, Mia poverino. moglie fa, apri la bocca. Ah, No? ma... L'odore di gas. E da per quel un giorno. bambino. Da quel giorno lui l'aglio cotto. Fresco sì, freddo se lo mangia. Quindi adesso noi mettiamo ancora un altro spicchietto, così quest'aglio, il prezzemolo, il Ma c'è salmone. odore di aglio. Che odore di aglio? L'aglio fresco, sì. Ma faccio, si è bruciato. Ma Dietro? Sì, sì, buonissimo. no. LG. Dov'è una marca? Sì, Ma dice così che allora fine, fine, sì, fine, 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 no? sì. Ok, Questo una miscela lo alchimistica l'abbiamo fatta. Ok. Allora, questo è il base, no? Tu hai la tua di addestramento con la commissione E poi perché e siete poi si voi? funziona così. Mentre se vuoi, puoi
devi andare al negozio e comprarti, attenzione, cioè, le app pagamento, poi... 19 euro e i bottiglieri, oppure 8 euro, cioè è un po' caro, eh. Se vuoi avere gli aerei sono pagamenti. Io volevo solo che costa 4 euro ed è... Io volevo vedere questo qua. Vedela, questo si sta un po' amalgamando un po' di più. Ok. Ah, ecco, guarda, schiacciando un po' di più, no? Così si frantuma. Facciamo una specie di... Ovviamente stai... il collo corto e calato verticale. Quindi... Il centro dell'aria. Lo ha la porta aerea italiana. Che è americano. Siamo pronti, poi devo metterci. Quanti ospedali costruisci? E non butto niente. Ok. Che gli dà il sapore. Adesso vedi quanto vedo. Bisogna anche i gambi, perché il prezzemolo, il gambo dà un sapore molto molto buono a... Questo è già lavato, eh. Però... Sì, va tagliato fine fine e poi va messo un bel impasto di... Poi c'è un po' di olio. Di gambo dà un gusto particolare anche di croccantezza, non so se l'avete mangiato con i gambi. Sì, sì, dipende da come ti trovi con la ricetta, sì. Certo. Senti già l'odore del prezzemolo com'è estivo, no? Noi in Italia lo usiamo parecchio per certe ricette. Basilico per esempio, sì. Maggiorana. Sarebbero come le due piante più usate. Come? Prezzemolo. No, l'ho portato qua? No, guarda lì, c'è un pepe. Oh, è qua, scusami. È qua. Mi sembrava. Vedi? Pepe dà fastidio a voi? No. Ti dà quel gusto? Al sempre. Contrario. Allora, io direi che qua possiamo già spegnere. Gli spegniamo. Qui okay. Alziamo la forza. No, è questo qua. Questa pentola è una delle più grandi che abbiamo trovato qua, che è comoda, eh? Sì. E poi per condire la pasta va tutto bene. Ah, scusate che... Così, questo sono dei pomodori secchi che vanno messi a bagno. Si chiamano anche babette, eh? Sono più larghi, più strette, no? Sono le tagliatelle più fine che ci sono, tipo tagliatelle, ecco. Di grano duro. Okay. Vedi, la pasta buona la riconoscete in Italia? Perché minimo almeno 10 minuti, il minimo. Se la trovate 8. Ah, ok. Il vero grano duro ci vuole 13-15 minuti. Allora c'hai la pasta. Okay. Fate la Barilla. Non è buona. È buona, ma devi togliere. Hai 8 minuti perché l'hanno mischiato quel grano. Col grano. Gli americani l'hanno mischiata. Hanno tolto
Voi mangiate, no? Diciamo, stasera sì. Sì. Questa sera sì. Sempre mangiamo abbastanza che. Sì, che puoi apparecchiare, però io sto. Lasciami libero lo spazio. Libero lo spazio. Ma per prendere due piatti, giusto io. L'acqua, quando aggiungi l'acqua, devi prendere sulla sponda. Che è bollente. Ok. Quando aggiungi l'acqua, se no per come aggiungi l'acqua bollente nella pasta, non fermala. Quindi usiamo questo. Quindi adesso con pazienza di gioco aspettiamo un attimo che la pasta si amalgama. Spero che passa il piatto al sito, no? Facciamo 2, 3. Passa le lo spazio. No, se le metti là o le porti là, se vuoi voglia. Se no le appoggi sul tavolino. Okay. Che lui viene a prendere. No, llevalo da. Ah, se vuoi prendere. Ci mettiamo il salmone adesso. Poi vengono tolti queste cose, no? Anche qua. Stasera proprio sono arrivato a fare un livello più alto, nel senso che ho messo il lime per voi, per ricordare il vostro paese, no? Il lime è molto usato. Più o meno, sì. Non lo so, nel senso che in America non so dove. Giro, sì. Gira la pure. Ma ti conviene aggiungere un po' di acqua, non so, fai te, è troppa. No, perché quella è tutta a base di limone. Quasi tanto limone. No, io non ho capito, un po' di acqua per il no, di acqua, non deve essere. Senti, critico. Che critico? No. Fai te, come devi fare la ricetta? E infatti, sì, cosa hai mangiato fino adesso? L'uovo di Pasqua? Devo passare solo un po' la fiamma, come si passa? Perché devi abbassarmela? Un po', no? No! Perché devi abbassarla? Questioni Maria. Cioè, no, oh, sì, no, mi preoccupa enorme. Che tuo padre si. Prepara il primo Prociuma. Canale, per favore. Hai il calderone della strega. Sì, sì, no, prepara il primo canale. Giusto. Così. Andiamo a vedere. Ora devo cominciare la partita. Vediamo un po' se il limone ha trasmesso il sapore. Più o meno, tanto adesso sarà tutto qua dentro il trucco. Adesso che la facciamo cuocere, no? Sì. Bisognerebbe fare i filamenti, no? Qua se si riesce. Bisognerebbe allora, aspetta, scusa. Ho fatto una ripresa dalle montagne che sembrava il ritorno del Signore degli Anelli. Io ho detto, ma guarda, sembra le montagne del Signore degli Anelli, oh, sembravano tipo le Alpi, no? Sai dov'era? In Nuova Zelanda, dove hanno girato. Vedi, sono diverse dal tempo. Ci sono i salmoni più lunghi, no? Che è più comodo fare le striscette. Che buon profumo questo salmone. Se non ti scusa, mi hai chiuso le mani. Grazie. Hai i cuochi. Mamma mia. Questo è quello dell'affumicato. Che va molto l'affumicato. Così? Ce ne dà un po' di più. Questo va diretto a qui. Adesso lo mettiamo all'ultimo quello. Come va? Ancora un po' quello mettiamo là. Ok. Nuovo questo? Anzi, adesso spegniamo. Prepariamo qua. Ok.
ci andiamo a mangiare due pomodorini, così l'ho tolto io adesso, l'acqua fredda, sì. No? E fermiamo la cottura un attimo. Ok, con questa tecnica serve per fermare un po' la... Non continua a cuocere, perché gli abbassi la temperatura e la pasta si dovrebbe raffreddare. Allora, noi fermiamo, andiamo subito di... Dove... avvicina la finestra! E tu mi hai mangiato il mio piatto, mi dai per favore? No, non ho mangiato, Sirio! Ho mangiato uno, è pulito, quello è pulito è tuo! Dei due, madonna! Allora... Sirio. Che allora, adesso mettiamo tutta la grande miscela. La partita più importante è da voi. Di voi. Di voi, tranquilli. No, ma me che calcio, no, perché mi spiace a voi, magari so. Tu so che sei più passante del calcio. Io sono più che buono. Sembra. Ok. Ho capito, sì. Fino a quel sapore accattivante e il salmone adesso non deve cuocere troppo, ma giusto per dare il sapore spegno. Perfetto. Poi dov'è? Cosa? Prezzemolo, no? Prezzemolo dove l'ho portato? Questo è il formaggio del... della pasta fresca dell'estate. Le cose... E che cosa gli italiani preferiscono mangiare nell'estate? Ma no, dipende, piatti estivi. C'è gente che fa lo stesso i sughi, eh. Allora, dobbiamo solo scoprire se il tutto... Io penso che la patina c'è, l'ha fatta. Di verità, Maria, non sa più fare. È stato tardi. Assaggi lei, signora. Io? Sì, sì.